Il taglio del nastro è il via a una nuova era. Dopo l'anteprima del Luna Park, aperto già lunedì pomeriggio con l'ok della commissione spettacoli al sopralluogo mattutino, la fiera di San Carlo a Casalmaggiore è ufficialmente partita attorno alle 11.15 di martedì mattina. La partenza, la presenza delle autorità, sia religiose che civili che militari, nello spiazzo del Museo del Bijou e poi il tour tra mostre e bancarelle, senza dimenticare ovviamente il pranzo alla sagra del Cotechino e del Blisgon, spostata ormai da qualche anno nei locali dell'Oratorio Maffei. Una nuova era, si diceva, perché è la prima fiera del nuovo corso Proloco presieduto da Mirko De Vicenzi e perché è la prima fiera senza limitazioni dopo il rinvio del 2020 a causa del Covid, non accadeva dal periodo della Seconda Guerra Mondiale, e i contapersone introdotti invece nel 2021. Ma oggi è una grande giornata di festa per Casalmaggiore, la fiera di San Carlo Borromeo inaugura l'1, finirà il 6, il patrono è il 4 novembre, siamo molto legati a questa tradizione. È una tradizione che unisce ovviamente il sacro al profano. Abbiamo inaugurato qui dal Museo del Bijou la fiera con tanti ospiti illustri, tante istituzioni presenti, e poi visiteremo tutte le mostre che ci sono aperte. È un grande momento anche di cultura la fiera di San Carlo, e infine invito tutti a venire alla sagra del Cotechino e del Blisgon, il nostro tortello di zucca, presso i locali dell'Oratorio Maffei. Mangerete e starete in allegria e in compagnia. Però quest'anno abbiamo ben 6 giorni per goderci la fiera di San Carlo e vi invitiamo a visitare non solo i tradizionali espositori, in cui però ci sono anche alcune novità, ma ci sono anche tanti eventi organizzati da realtà del territorio, quindi è l'occasione per passare una giornata in famiglia. E poi vi aspettiamo a mangiare ovviamente il Cotechino e il Blisgon sotto il nostro tendone. Casalmaggiore sarà Caput Mundi fino al 6 novembre, San Carlo quest'anno avrà a quanto pare anche la benedizione del bel tempo, non è detto, se si pensa ai cambiamenti climatici, che sia una buona notizia in senso lato, ma meglio approfittarne almeno per un po' di divertimento, cultura e mangiate in compagnia.